Questo fine settimana è stato caratterizzato nel Trentino da alcuni eventi molto densi di significato europeo. Abbiamo avuto a Sardegna un importante convegno internazionale sui rapporti fra nazioni, federalismo e democrazia, un tema di grande attualità a livello mondiale, ma che interessa in modo particolare in questo momento l'Europa, l'Unione Europea, con la sua prospettiva di espansione, di allargamento verso l'est. A riguardo va detto che la conclusione del convegno da parte del Presidente della Commissione europea, vale a dire dal capo dell'esecutivo europeo, ha costituito un importante avallo ad un'iniziativa voluta dall'Università di Trento unitamente alla provincia autonoma e alla regione. Inoltre vi sono stati alcuni incontri di carattere istituzionale e popolare molto significativi. L'incontro del Presidente della Commissione europea con la Giunta regionale, con i parlamentari nazionali europei, l'incontro in provincia con la Giunta, con tutti i consiglieri e poi la bella festa popolare che si è svolta per l'inaugurazione del rinnovato Palazzo della provincia, sede simbolo della nostra autonomia provinciale. A riguardo sono state dette cose importanti, ma soprattutto questa presenza istituzionale. Molte in altre circostanze i rappresentanti delle nostre istituzioni si sono recati a Bruxelles per incontrare i vertici europei, ma questa volta sono stati i vertici dell'Europa a venire qui, nella nostra piccola terra, a incontrare le nostre istituzioni, a parlare con la nostra gente. È stato un riconoscimento importante, è stato un riconoscimento e anche un messaggio che carica peraltro noi anche di nuove responsabilità per le prospettive di carattere europeo. A riguardo va detto che in tale circostanza, in questi eventi, è stato parlato molte volte di Trentino come ponte fra nord e sud nel contesto europeo. Credo che certamente possiamo essere un ponte come lo siamo stati in passato, ma per essere un vero ponte ritengo che ci si debba attrezzare ulteriormente di elementi di carattere veramente europeo, ad iniziare dalle lingue. Questo viene sottolineato in modo particolare quest'anno, che è l'anno europeo delle lingue 2001. Inoltre vi sono talvolta molte dichiarazioni solenni, vi sono documenti importanti che riguardano questa collaborazione in una prospettiva europea, ma al di là della solennità, al di là talvolta di qualche angolo di retorica, è necessario attuare questi documenti e operare in termini concreti per creare veri rapporti di carattere umano, sociale ed economico in un contesto europeo.